Prima di Amy Winehouse, prima di Adele, c'era lei, Dido. 20 anni fa esatti pubblicavano Angel, album dei record, 21 milioni di copie vendute. E poi c'era stato Eminem, che aveva preso la sua Thank You e l'aveva campionata per Stan, facendola conoscere in tutto il mondo. Ma lei, timida quanto basta, riservata e modesta al punto giusto, questi 20 anni li ha trascorsi a modo suo, realizzando altri 3 album, ritirandosi dalle scene dei concerti 15 anni fa, decidendo di diventare madre e di mettere la sua vita prima della sua arte. Oggi, a 5 anni di distanza dal suo ultimo album, Dido ha deciso di tornare, con un nuovo album, Still in My Mind, ma soprattutto con un nuovo tour, che la porterà dopo 15 anni anche in Italia, per un unico concerto l'8 maggio al Teatro degli Arcimboldi, a Milano. L'album è bello, frutto di un ripensamento profondo, di nuove scelte musicali, ma non tradisce in nulla lo stile che ha reso famosa la cantante e autrice britannica. Penso che in questo album ci sia un cambiamento sottile ma importante, ci dice, scrivo nel solito modo, ma sono decisamente più sicura di me. Ho lavorato maggiormente sulla produzione, ho usato molta tecnologia, assieme a mio fratello ero dietro al mixer e quindi non mi sono occupata solo della scrittura delle canzoni ma anche della loro costruzione. Mi sono divertita, insomma, anche perché ho lavorato senza un contratto discografico e quindi ero molto più libera, facevo tutto senza pensarci su. Accanto a lei c'è sempre suo fratello, Rollo. La cosa bella è di lavorare con mio fratello è che non devo spiegargli nulla, capisce al volo quello che voglio, mi conosce, possiamo entrambi metterci nelle scarpe dell'altro, che è una cosa anche divertente. Mi piace molto lavorare con altri, ma con lui è tutto più facile, le cose accadono e vanno avanti con grande naturalezza. La musica, per lei, è un affare di famiglia, sì, non è separata dalle cose personali, per me significa calore e famiglia. Anche perché la gran parte delle persone con cui lavoro è la stessa che era con me nel primo disco e realizzando questo nuovo album anche il resto della mia famiglia era attorno a me. Non riesco proprio a pensare le due cose in maniera separata. Anche le canzoni sono molto personali. Le mie canzoni sono sempre state molto personali, ma non specifiche, perché credo che quello che renda una canzone importante non sia il fatto che ci sia la mia vita dentro, ma che ci sia la vita di chi ascolta. Le canzoni hanno un peso se le emozioni personali di un autore diventano quelle di chi sceglie di ascoltare quel brano. Io racconto storie, alle volte malinconiche, alle volte meno, in cui spero sia facile identificarsi. 5 anni tra un album e l'altro sono un periodo molto lungo. Si era stancata della musica? No, decisamente no. Ma dopo la nascita di mio figlio mi sembrava che non ci fosse nulla da scrivere. O meglio, ho scritto canzoni ma nessuna mi convinceva fino in fondo. Forse a causa della gioia, del fatto che avevo mio figlio ed ero felice, mentre le canzoni spesso nascono da contrasti, da tensioni. Mi piace molta della musica di oggi, credo che ci sia stata una bellissima evoluzione negli ultimi anni e che gran parte di questi cambiamenti sia dovuta allo streaming. Mi piace la maggiore libertà che ti dà. Posso fare disco e metterlo fuori subito. Posso scoprire musica che non avrei trovato altrove. Ma allo stesso tempo sono ancora legata all'idea dell'album, di un lavoro che possa essere ascoltato dall'inizio alla fine e quindi mi piace anche ricordare alla gente che ci sono altri modi per ascoltare la musica. Adesso torna in concerto, e per la prima volta dopo 15 anni. Non è passato troppo tempo?
Come mai aveva scelto di non suonare dal vivo? Non so, è successo. Non c'era un motivo preciso, non volevo fare tour perché mi sembrava sbagliato, perché facevo le stesse canzoni tutte le sere, mi sembrava di non condividere davvero con qualcuno quello che stavo provando. Il terzo disco non era quello giusto per andare in tour e quando è uscito il mio quarto album avevo appena avuto un figlio, quindi non era il momento giusto per andare in concerto. E mi sono presa una pausa. Poi, a un certo punto, mi sono detta: accidenti, sono passati 15 anni. E ora sono contenta di Still in My Mind, perché è un album che credo racconti bene cosa sono oggi. Dopo qualche anno di incertezza, un giorno ho scritto una canzone sull'avere un figlio, cosa che avevo deciso di non dover fare mai. Invece l'ho fatto per me, pensando che nessuno l'avrebbe mai ascoltata. È stato come aprire una diga, ho scritto tutte le altre canzoni dell'album una dopo l'altra. E ora non vedo l'ora di tornare a cantarle con la gente, assieme a loro, è la cosa giusta da fare. Diritti d'autore, riproduzione riservata 30 marzo 2019.